2010 scompaginò il pianeta Auto con la potenza di un asteroide, nel 2018 il primo trapianto di piattaforma, nel 2021 per DD all'anagrafe Dacia Duster giunge il momento del primo esame all'Università dei SUV. Materia è il cambio automatico, cioè l'unico accessorio che ancora la separava dal resto della concorrenza. Il nuovo cambio a doppia frizione, ma non solo. Duster Restyling 2021 è anche nuovo design, nuovi contenuti interni, una nuova motorizzazione. Da low cost a multitasking, perché per conservare il titolo di paladino del popolo, vivere di rendita non è più sufficiente. Saltiamo dunque i convenevoli e fiondiamoci subito sul piatto principale. Per i palati fini, ma come vedremo anche per i portafogli un po' più gonfi, Dacia Duster 2021 in vendita anche in edizione TCE 150 EDC, cioè la versione equipaggiata con 4 cilindri 1.3 turbo benzina da 150 cavalli, la stessa unità che già equipaggia altri modelli Renault, vedi Captur, vedi Clio, motore 1.3 turbo benzina, trazione anteriore, cambio automatico doppia frizione a 6 rapporti. I proprietari di una Renault probabilmente il cambio DC già lo conoscono, i clienti Dacia ancora no. EDC è la sigla che sta per Dual Clutch Transmission, un cambio cioè che si avvale di due frizioni, una per le marce pari e una per le marce dispari. Ad ogni passaggio di marcia una frizione si chiude e contemporaneamente si apre quella del rapporto successivo. Ogni passaggio di marcia è perciò fluido, naturale, veloce. La trasmissione della coppia dopo tutto è continua e non si avvertono perdite di energia né alcuno strappo da parte del motore, né nella guida urbana né in quella fuori città. Una trasmissione della coppia molto fluida, a tutto vantaggio sia del comfort sia anche dell'efficienza. Anche perché il cambio EDC è calibrato per ridurre le rotazioni del motore e individuare momento dopo momento per ogni velocità il rapporto più alto possibile. Il focus non è perciò sulla guida sportiva, bensì proprio sul contenimento dei costi. Consumi sempre sotto controllo, dopo qualche decina di chilometri di percorso misto città extraurbano registro un consumo di poco superiore ai 6 litri per 100 km. In sostanza Dacia ha insegnato all'EDC a cambiare normalmente sotto la soglia dei 3000 giri. Se poi ogni tanto vogliamo concederci di cambiare a 5-6000 giri, basta spostare la leva in modalità sequenziale. Due parole ora sul motore stesso. Rispetto al 1.3 cilindri, il 1.3 4 cilindri è indubbiamente più performante, soprattutto più pronto in ripresa grazie ai suoi 250 Nm di coppia. Lo 0-100 viene risolto in 9 secondi e 7, tutte caratteristiche che vengono ulteriormente insaporite dalla presenza proprio del cambio automatico. Ecco, affrontando con piglio eccessivamente garibaldino le strade di campagna piene di curve, lo sterzo pur sempre leggero e le sospensioni abbastanza morbide suggeriscono di non esagerare con il gas. È un mix piuttosto strano, quello tra un telaio più votato alla guida comfort e un motore che invece dal canto suo scalpita. Duster TCE 150 EDC dunque, la nuova motorizzazione ammiraglia dietro la quale si sviluppa come sempre il solito popoloso sottobosco di versioni meno impegnative ma comunque tutte conformi alla normativa Euro 6 di full sponda benzina, a listino dunque sempre il 3 cilindri 1000 TCE da 90 cavalli, trazione anteriore e cambio manuale a 6 rapporti. Inoltre il diesel 1500 DCI da 115 cavalli, sempre cambio manuale e trazione anteriore 4x2 o integrale 4x4. Infine il gettonatissimo benzina GPL 1000 EcoG 100 cavalli, sempre con trazione anteriore e cambio manuale. In Italia 8 Duster su 10 funzionano con questa alimentazione. E a proposito dell'amatissima Duster GPL, nessun intervento al motore, in compenso il serbatoio di gas è cresciuto di oltre 16 litri, in totale ora fanno quasi 50 litri, proprio come il serbatoio di benzina, per un incremento di autonomia a gas di circa 250 km. Sommando la percorrenza benzina con quella GPL, ora si raggiunge la stratosferica distanza di 1235 km. Thank you.
pubblicizzare le sue conquiste meccaniche, nuova Dacia Duster si stira il vestito per assomigliare a sua sorellina più piccola, Dacia Sandero. Ecco così i nuovi gruppi ottici con luci diurne a forma di Y, un motivo da cui traggono ispirazione anche i rilievi in 3D della nuova griglia cromata sulla calandra. Che è poi lo stesso motivo che ritroviamo anche qui. E anche qui. Oltre alla nuova firma luminosa permanente a LED, Duster ha anche il primo modello Dacia provvisto, all'anteriore, anche di indicatore di direzione a LED, tecnologia adottata anche dagli arrabbaglianti con accensione automatica di serie. A completare il nuovo kit estetico, il design più aerodinamico dello spoiler posteriore, infine dei nuovi cerchi in lega da 16 e 17 pollici, e seppure modellati in galleria del vento. A rimanere intatte sono semmai le dimensioni esterne, 4,34 m di lunghezza, 1,80 m di larghezza, 1,69 m di altezza con le barre al tetto. A bordo nuove al 100% sono innanzitutto le sellerie, nuovi tessuti, più sottile e più ergonomica la forma dei poggiatesta. Ma il regalo più grande Duster lo appoggia al centro del cruscotto e consiste in un display a sfioramento sia dal design più raffinato rispetto a prima, sia di maggiore superficie, cioè 8 pollici anziché 7 pollici. Tutta nuova anche la console centrale, ora in posizione più rialzata e dotata di ampio bracciolo scorrevole fino a 70 mm, con vano porta oggetti chiuso da un litro abbondante di capacità e, sugli allestimenti superiori, due prese USB per i passeggeri dei sedili posteriori. Tornando allo schermo dell'infotainment, due opzioni di sistemi multimediali, Media Nav o Media Display. Con Media Display l'equipaggiamento comprende radio digitale, connettività Bluetooth, due porte USB e funzione smartphone replication, ovvero la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, con tanto di comandi al volante per l'attivazione degli impulsi vocali. Con Media Nav il sistema si arricchisce della navigazione integrata e della connettività Apple CarPlay e Android Auto anche in modalità wireless. Qualunque sia il software che gira dietro lo schermo, sempre a mia disposizione è la funzione veicolo, funzione attraverso la quale tenere monitorati i consumi e sulle versioni 4x4 accedere al programma 4x4 monitor con parametri come altimetro, inclinometro, bussola, angolo di beccheggio. Indipendentemente dal livello di allestimento, l'equipaggiamento di serie comprende sempre computer di bordo, accensione automatica dei fari, limitatore di velocità. Sulle versioni più ricche anche accessori come il clima automatico, i sedili anteriori riscaldabili e l'accesso senza chiave keyless entry. Dovessi nominare un accessorio che manca anche dalla lista degli optional, nominerei un bel quadro strumenti digitale, ormai ce l'hanno tutti. Tra i moderni sistemi di assistenza alla guida, in opzione il cruise control, il sensore dell'angolo morto, i sensori di parcheggio posteriore, la multi-view camera per una vista perimetrale della vettura in fase di parcheggio, inoltre l'assistenza alle partenze in salita e, in caso di versione 4x4, il controllo adattivo delle discese. Duster già ordinabile, prezzi a partire dai 12.950 euro della versione 1000 TCE 90 cavalli in allestimento base Access. Duster GPL da 13.450 euro, Duster Turbo Diesel da 16.700 euro a trazione anteriore, allestimento Essential, o da 20.700 euro con telaio 4x4, allestimento Comfort. Duster TCE 150 EDC, quindi l'edizione con cambio automatico, solo in formato top di gamma, Prestige, prezzo di 22.150 euro. Limitatamente alle motorizzazioni GPL o benzina con cambio automatico, al lancio la promozione Up & Go, per un allestimento Prestige ancora più completo e soprattutto per tempi di consegna più rapidi e più certi. Perché anche dopo 11 anni Dacia Duster va a ruba. G
GPL o benzina o per caso diesel, trazione anteriore o 4x4, soprattutto cambio manuale o automatico? Lasciate le vostre preferenze qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto, lasciate un like al video se lo avete trovato utile e continuate a seguirci come sempre anche sugli altri nostri canali social, Facebook, Twitter, Instagram e TikTok, oltre che ovviamente sul nostro sito internet www.motorbox.com. Vi do appuntamento al prossimo video, ciao!